che ci avete dato anche per rispetto al lavoro che avete svolto, cioè ci avete posto le domande precise, qualche rispostina, almeno anche a livello così embrionale vorrei darle. Allora, parto con una metafora che c'entra anche con l'orario e con vedere, no? Il fatto che appunto abbiamo bisogno di rilasciare. La metafora è quella della moca, della macchinetta per fare il caffè, infatti questa deve essere una buona moca, quindi ho anche visivamente più facile raccontare. Allora, una moca, come è fatta una moca? Una moca è fatta da una caldaia, poi c'è dell'acqua, poi c'è un filtro, si mette del caffè e poi l'acqua bolle, 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 il caffè viene su, viene su, viene su, e viene fuori una bevanda ottima e piacevole che ci risveglia tutti quanti. Fuori di metafora. L'acqua che bolle sono i cittadini che bocciano, si lamentano, le cose non vanno bene, hanno ragione, ultimamente c'è fuoco che bolle, che bolle, che bolle. Il caffè che viene fuori è la soluzione giusta al problema. E il filtro che cos'è? Il filtro sono le realtà come quella della sezione per esempio della Spina, come i comitati di quartiere di quella città è ricco, che di questo ribollimento, di questo fastidio, di questa fatica, di questo mugugnare, eccetera, sono capaci di convogliarlo, aggiungi qualcosa di buono, che sono le idee, la fatica, lo sforzo, la capacità di ideazione che oggi è stata espressa associazione, perché alla fine tutto questo ribollire di origine a qualcosa di bevibile, di potabile, che chi sta là in cima, cioè il sindaco, chi deve decidere, la provincia, eccetera, riesca a capire di che sapore ha. L'acqua calda non è buona, il caffè è buono. E il ruolo di queste associazioni, come quella della Presidente Malaspina, è esattamente questo, quello di consentire all'amministratore di comprendere i problemi che ci sono, aiutarlo a trovare delle soluzioni col proprio lavoro anche professionale, di dare sostanze ai problemi, dare numeri ai problemi, no? E aiutare quindi l'amministrazione poi alla fine a trovare una soluzione che è potabile, che è buona, che va bene e che magari e che risolve il problema. Questo lo dico non per, come dire, no, non per catturare la benevolenza di Andrea Ciotocalavanti, suo padre, degli altri dell'associazione, ma perché questo è una cosa fondamentale per chiunque amministrerà questa città dal 10 giugno, insomma dopo il ballottaggio. Perché? Perché, come ricordavano i miei predecessori, Pioltello è una realtà complicata, una realtà complessa, è un paese lungo, no? E ci sono tutte, come dire, le differenze di composizione anche urbanistica della città. È una città che ha un problema molto particolare per la provincia di Milano. Citiamo sempre i soliti due dati, no? Siamo una città con l'IRPEF più bassa della provincia di Milano, siamo una città con il maggior numero di stranieri, di persone non italiane, all'interno del proprio abitato, come percentuale 1 su 4. Queste due cose qua segnano una città, anche in senso positivo, non necessariamente negativo, ma sono dati di cui dobbiamo renderci conto. E che quindi, quando un'amministrazione si trova a dire dei no, non lo fa mai a cuor leggero, ma come ricordava prima Simon, oggi Andrea ha presentato un'assicurazione, un servizio di trasporto pubblico da 150.000 euro all'anno, che saranno mai 150.000 euro all'anno su un bilancio da 23 milioni di euro. Il problema è che oggi 250.000 euro all'anno, se devo tirare fuori, le soluzioni sono due, cioè aumento la pressione fiscale, cosa che non è gradita e non è realistica neppure in un contesto di crisi economica come quello attuale, oppure devo tagliare altri servizi e quindi si pone un problema di priorità. Perché attenzione, il problema di chi amministra non è dire di sì o dire di no, è dire che cosa faccio prima, che cosa faccio dopo e quindi definire delle priorità di intervento, e questo può portare a dire dei no. Questo è perché il mestiere dell'amministratore è un mestiere fatto così, è un mestiere antipatico, no? Perché fosse un mestiere simpatico, no? Ci sarebbe una gran folla. Infatti ci sono 7 candidati, non faccio illudere che, no? Se ci sia questa gran voglia, questo grande desiderio, allora di mettersi nei guai amministrando più tempo. Andiamo nel merito però delle cose, perché l'associazione Presidente Malaspina ha fatto un buon caffè oggi a noi candidati potenziali sindaci. Cioè ci ha fatto vedere, toccare con mano, ed è un metodo molto interessante, molto anche divertente in qualche momento. In quei momenti no, quando sono rimasti là per quarti d'ora aspettare urlo sotto il sole, è stato un pochino meno divertente, ma è stato, come dire, educativo, non so che dire, no? Educativo, perché non è che un conto è leggere che il pullman non passa, un conto è star lì e aspettare che il pullman non passa. Allora, una cosa è, l'associazione ha posto 4 domande a noi, e ripeto,
stando nei tempi dati, non è possibile dare una risposta definitiva, però qualche spunto, anche per rispetto del gran lavoro svolto in preparazione di questo incontro, reputo giusto entrare un pochino, proprio velocemente, nel merito, no? Cercando di andare un pochino oltre alla presentazione della giornata, ai problemi generali della vista alla città. Qui siamo a Malaspina pone delle domande. E Malaspina ha posto delle domande precise e queste domande richiedono qualche risposta o un accenno di risposta. Proviamo un attimo a darne qualcuno. La prima domanda che sta posta era: come colleghiamo in maniera ciclo pedonale sicuro Malaspina a San Felice? Oggi è stata prospettata una serie di proposte, alcune delle quali prevedono, alla fine delle quali tutte prevedono il fatto che si possa entrare da Malaspina a San Felice attraverso un varco ciclo pedonale. Sappiamo che San Felice su questo finora ha risposto picche, giustamente è stato sottolineato negli interventi precedenti che forse San Felice va aiutato a comprendere i vantaggi che avrebbe dall'apertura di questo varco e non solo i potenziali rischi che ci vede all'apertura di questo varco. Bisogna rovesciare un po' la prospettiva, nel senso che oltre Malaspina ha molte cose da offrire a San Felice da questo punto di vista. La prima è già stata ricordata, Malaspina ha un grande parco da 400.000 metri quadri che San Felice non ha e che può essere l'area di svago, di creazione, di respiro, no? di movimento che San Felice, ottimo quartiere, abbastanza densamente popolato, non offre. E questo è sicuramente una prima attrattiva. Immagino che non sarebbe vicino e può prendere la propria bicicletta e venire al parco senza dover transitare sulla Brebemi, capirà che forse qualche vantaggio da un varco che si può aprire ce l'ha. L'altro vantaggio che può avere San Felicino è che in un momento di crisi dello Stato, in un momento di crisi del welfare, il fatto che le scuole di vario grado di San Felice continueranno a giustificare la propria esistenza perché ci vanno i bambini di Malaspina non è un dettaglio, è un'analisi demografica fatta oggi, presentata, e che va presentata a San Felice, che oggi dice sono contento perché ho le scuole e chi se ne frega sono i posti vuoti. I posti vuoti ormai sappiamo benissimo che prima o poi vengono tagliati, e quando si comincia a tagliare su un certo livello le scuole vengono chiuse. Allora questo non è per usare i bambini come un'arma, è il contrario, è rendersi conto che in un momento di difficoltà economica in generale dello Stato italiano e delle comunità è necessario razionalizzare le risorse che ci sono prima o poi di iniziare a costruirne di nuove. Se abbiamo un'eccedenza di posti su San Felice che limito non ha, è più opportuno trovare il modo di portare i bambini di Malaspina a San Felice invece che portarli a limito, fregandoci al momento del fatto che San Felice è per un pezzo segrato, un pezzo per terra, un pezzo per schiera. Ragioniamo sulle persone, sul bisogno delle persone al di là dei confini comunali, perché è tempo di non pensare più ai confini comunali come il punto in cui finisce sicuramente la responsabilità del settore locale, ma non la amministrativa, ma non la responsabilità politica di un sindaco. Un sindaco di Piottello che non si preoccupa di trovare una relazione e un accordo con il sindaco di Segrate e promuovere un accordo fra i due comprensori non sta facendo fino in fondo il proprio dovere, anche se la soluzione è al di là del proprio confine, perché trovare sempre solo soluzione dentro il proprio confine ormai è una politica che non paga e non sarà più proponibile. Un'altra cosa che Malaspina può offrire a San Felice riguarda gli altri servizi. C'è un supermercato, ci sono dei negozi, in un momento di crisi, se i negozianti di San Felice saranno contenti del fatto che l'abitante di Malaspina non vada lì perché non ci può andare comodamente, perché fare quel pezzo di strada ci vogliono mezz'ora, un'ora e uno rinuncia, probabilmente no, bisogna ragionare anche che voi siete anche quelli che potrebbero tenere in piedi aperti alcuni degli esercizi di San Felice. Questi sono elementi che vanno messi in campo per ragionare che forse non siamo più noi, scusate, metto da parte di Malaspina in questo momento, no? Anche se io, come dire, come è stato sindaco di Piottello, devo parlare anche dei San Felicini piottellesi naturalmente, però oggi sono qua e quindi devo fare il gioco della parte del malaspinese, va bene? Malaspinese, ecco. Allora, non è più questione di bussare che no, per favore apriteci un varco. La questione è di attenzione, se tu non fai questa operazione non godrai della besozza e rischi prima o poi che i tuoi servizi tanto cari
che li vedrai un po' per volta diminuire. E questo è un ragionamento che va fatto. Quello che poi come fare il varco, proposte delle soluzioni oggi, io personalmente ho la mia preferenza, la leggerete, vi lascio i miei appunti, naturalmente scelgo la soluzione meno costosa, no? Che non richiede una triangolazione con proprietà private e altre, ma preferisco una soluzione che parli dietro di un compressore, perché più si moltiplicano gli attori intorno al tavolo, meno difficile trovare la, no, più difficile trovare la soluzione. Però in dettaglio, questo è inutile raccontarlo adesso, lo vedrete se avrete la cortesia e la, così, il piacere di leggere gli appunti che vi lascio. Torno un attimo al punto di prima, cioè il caffè, e poi vado a vedere gli altri tre punti, cerco di essere un po' veloce. Quello che stavo pensando oggi, che l'esercizio che oggi ci ha costretto, tra virgolette, con grande piacere, l'Associazione di Maschina a fare, mi ha costretto a fare, ci ha costretto a fare, è esattamente una cosa che in questi giorni stiamo scrivendo nel nostro programma, che è laddove ci sono delle scelte urbanistiche importanti, no? Bisogna cercare di farle con chi ci abita, cioè bisogna fare urbanistica partecipata. Quando si fa il grande piano governo del territorio, il PGT, no, è previsto un percorso normato dalla legge regionale che dice devi convocare i cittadini meno tre volte, no, eccetera, eccetera, eccetera. Ma bisognerà, e questo è un impegno che si prende, che io mi posso prendere, che mi prendo, è che quando invece si va anche su delle piccole scelte urbanistiche, piccole dal punto di vista magari quantitativo, perché magari il parco si realizza con 30.000 euro, cosa sono 30.000 euro rispetto ai 23 milioni, rispetto a un bilancio? Poca cosa, ma se quel 30.000 euro risolve in un colpo solo, aiuta a risolvere, va nell'inizio a risolvere il problema dell'accesso ai servizi, ai negozi, alla scuola, evitando l'uso delle automobili, quei 30.000 euro sono la cosa più importante che l'amministrazione può mettere in campo. E allora l'impegno dell'amministratore è quello di mettere questo fra le sue alte priorità ed è quello di coinvolgere l'associazione nella selezione della soluzione migliore per questo problema. Questa la chiamiamo pomposamente urbanistica partecipata, ma è uno dei tasselli fondamentali per la partecipazione dei cittadini. Una delle ricchezze che oggi poi avete è quello che accennava Mario all'inizio, che qui ha trovato non il deserto sociale, ma ha trovato un gruppo forte, coeso, coordinato, capace, professionalmente anche capace di guardare la propria soluzione e guardare i propri problemi e trovare una soluzione. Sarebbe sciocco da parte di chiunque amministrerà Pioltello tra due mesi non tener conto e non valorizzare questa ricchezza, che è una ricchezza assoluta che non tutti i quartieri di Pioltello sono in grado di esprimere. Allora, sul trasporto si è detto di tutto e di più, no? Alla fine abbiamo capito, c'è un'ottima slide, perché ho visto il materiale che oggi ha presentato Andrea, no, racconti dell'associazione, c'era una bellissima slide conclusiva che diceva vorremmo andare al passante, ma no? La TM ci ha detto bravi, avete ragione, prendete il nostro mezzo, e poi c'è la provincia che dice sì, però non si fa, no? E come segnate dice e io sono contrario, no? Questo per capire, no? Ho fatto una sintesi estrema delle, no, di un quarto d'ora, 20 minuti di spiegazione. Ora, questa è la realtà del trasporto urbano, del trasporto pubblico, che è questa cosa qui, nel senso che oggi coordinare queste cose è un disastro. Ha ragione Simon a dire che con la città metropolitana forse qualcosa ci si risolverà, perché oggi gli interlocutori che abbiamo avuto come amministrazione uscente, di cui ho fatto parte, rispetto al problema del trasporto pubblico a Malaspina, è che c'è stata una triangolazione appunto fra il comune di Milano, l'ATM, il comune di Segrate, la provincia, grazie a Dio, se parte la città metropolitana, provincia e comune di Milano e ATM diventano forse quasi praticamente un interlocutore solo, e forse avendo meno gente intorno al tavolo qualcosa di più si capirà. Io spero, me lo auguro, poi come funzionerà la città metropolitana oggi non lo sa neanche Simon Gaiotto, credo, no? E io ancora meno. Ecco. Abbiamo un piccolo punto di partenza che sono quel contributo da 15.000 euro che è stato concordato con Trixia. Io il maestro Pirelli, chiedo scusa, ma tanto siamo sempre, no? Nessuno si offende se dico Pirelli. Ecco che ci sono questi 15.000 euro all'anno, che però attenzione non sono la cifra con la quale viene la Z402 qua, perché i numeri sono completamente differenti, sono 10 volte tanto, però si può ragionare di mantenere quei soldi sul trasporto e cercare di cominciare a utilizzarli per fare la famosa navetta, però bisogna decidere dove mandare la navetta, perché una navetta forse viene fuori, due probabilmente no, con quella cifra. Un altro elemento, qui ci sono altre cose, ma ripeto, non voglio farla lunga, quindi ve le salto. Besozza è un bellissimo argomento, perché Besozza è una delle leve che noi abbiamo per forzare la mano, scusate, a San Felice, diciamo prima. Allora, sulla Besozza,
Giustamente è stato ricordato che non siamo all'anno zero con la Besozza. Per quello che riguarda il presidio della Besozza in termini di introduzione di un'attività continuativa, c'è un bando pronto che deve uscire, che prevede l'insediamento e il facimento della cascina Besozza da parte di chi vincerà il bando. C'è naturalmente qualcuno che si è fatto avanti, non lo citerò perché non è corretto, no? Come amministratore dire chi potrà partecipare a un bando, chiunque di noi potrà partecipare a un bando, ma è un bando che prevede il rifacimento parziale in tempo, su un periodo abbastanza lungo, per garantire quindi l'economicità in piano finanziario della cascina Besozza, in modo tale da avere chiaramente un presidio fisso, perché finché non ci abita, tra virgolette, qualcuno lì dentro, cioè soluzioni di sicurizzazione efficaci non ce ne sono, perché non possiamo recintare 400.000 metri quadri, non è il parchetto, cioè è un bosco, quindi non si può recintare. Allora la soluzione reale è quella lì, ma anche qui non siamo andando a zero, facciamo tesoro di quello che già abbiamo. Una delle cose è appunto che abbiamo questo bando. L'altro elemento su cui dovrà impegnarsi il futuro sindaco, se con la Savoia naturalmente mi ci impegno, è che non basta che ci siano i cavalieri o chi altro, ma che ci sia anche un bar funzionante, che la struttura comunale funzioni. Noi abbiamo fatto un tentativo con un approccio tipo sociale, non ha funzionato, è inutile insistere, troviamone un altro, tipo più commerciale, andiamo, affidiamo l'area dove ci sono le griglie, eccetera, in modo tale che abbia un senso economico l'operazione. Ma oggi a me fa grandissimo dispiacere, le volte vengo alla Besozza e ci vengo, non così frequentemente come con Cristina, perché abito l'altra parte più alterno, quando posso vengo, il fatto di non avere un posto dove andare a mangiare, a bere qualcosa, no, rinfrescarmi, è quasi un'occasione sprecata, no? Uno si aspetta che almeno quel esercizio minimale esista, e su questo sicuramente c'è da impegnarci. Altro elemento di sicurezza qua è il problema delle telecamere di videosorveglianza. Noi abbiamo allestito un nuovo sistema di videosorveglianza sul territorio piottellese, è un sistema che oggi funziona, vabbè, via radio, eccetera, eccetera. L'allestimento di un punto d'osservazione oggi costa 5.000 euro, non costa più 20.000 euro. Quindi da questo punto di vista, pensare di allestire uno o due punti d'osservazione è un obiettivo che nell'arco del mandato è possibile. E questo vuol dire poter presidiare, verificare il territorio e, nel caso di commissione che avvengano dei reati, poter risalire a delle tracce, sperabilmente, di ciò che è accaduto. Tra l'altro, una delle ultime cose che devo fare come assessore, poi è finita lì, era anche un accordo con il comprensorio per il riuso di parte delle immagini che guardano fuori del nostro sistema di videosorveglianza. Ma al di là di quello, ormai abbiamo la rete nuova e quindi, vuol dire, collegarsi è facile. Colgo l'occasione, che sulla Besozza, di dire anche un'altra cosa: Besozza non finisce qua, Besozza prosegue con le cave, perché le cave sono la naturale estensione di questa area naturalistica che voi avete. No, l'ultima delle cave a sud è un passaggio alla proprietà comunale. Ci sono dei progetti di valorizzazione dal punto di vista sportivo, oggi parlavo con un operatore, no, che si sta facendo invece quelli di coltivazione, quindi come dire, il territorio, più cose ci sono sull'asse della Besozza, nord-sud, partendo da qui e arrivare alle cave, meglio è, perché più gente ci passa, più c'è un presidio naturale che è dato alle persone che usano l'area, magari anche in orari differenti da quelli che usiamo noi, perché andiamo in giro in bicicletta, se fossero delle gare serali, eccetera, è chiaro che diventa anche più facile gestire l'area, perché ci sono persone che ci passano. Chiudo. Area commerciale, che era la quarta domanda, perché non volevo lasciare niente di intentato. Allora, è chiaro che non tocca all'amministrazione comunale aprire negozi, siamo chiari, cioè questo non è. Abbiamo in questo momento il problema che i negozi chiudono anche laddove c'è una densità abitativa molto più elevata di questa, dove c'è, come dire, una situazione di abitudine al, no, andare nel negozio di vicinato, ci stanno chiudendo i negozi, i negozi di fiato stanno chiudendo. Ora, è chiaro che una situazione di questo genere, dire che l'amministrazione si impegna per aprire un negozio qua, mentirei sapendo di mentire. Discorso differente, è chiaro che in un contesto in cui si riesce a lanciare la Besozza, si riesce, ci sarà un incremento della popolazione, apriamo il varco con San Felice, senza fare concorrenza ai negozi di San Felice, perché credo sia una battaglia persa, no? Perché un conto è i prezzi che può fare un villa, un conto, non voglio la pubblicità, un conto è i prezzi che può fare lo spaccio qua. Però diversificando l'offerta in termini di spazio di emergenza e magari, non so, oggi parlavo di ristorante di qualità, cioè bisogna inventarci qualcosa, inventarsi qualcosa, anche questo piccolo centro commerciale che avete qua può nascere. Però nasce di conseguenza il resto, non può nascere dal nulla, perché da oggi l'operatore che è disposto a mettere dei soldi su questi muri è probabilmente difficile. Però se ci impegniamo insieme a far partire almeno metà, no,
due terzi delle cose che abbiamo detto stasera in questi 5 anni, io vorrei 100% naturalmente, ma poi bisogna essere, no? Sperare che vada tutto per bene, essere fortunati che vada tutto bene, anche il centro commerciale, anche gli spazi commerciali naturalmente arriveranno in maniera naturale, perché se c'è vita, c'è gente che si muove, anche queste iniziative si inseguono. Quindi io volevo chiudere ringraziando di nuovo dal punto di partenza dell'associazione, perché chiunque sarà sindaco di questa città ha bisogno, come il pane o come il caffè, di interlocutori come voi. Grazie.